There we go. So today we have a new type of event. Let's check it. Oh, so there are different types of energy. That's really strange. So basically only the cosmic star are with classic energy. Ciao Dendol! Allora, mi stai chiedendo di darti buone notizie, altrimenti ti scolleghi. Allora, l'evento sembra interessante. Forse sarà complicato però. C'è una marea di roba da fare. Questa campagna, questa e questa. Quindi sicuramente c'è da fare. Guarda, io non ho cambiato niente. E forse può dipendere dal dispositivo che hai cambiato. È sempre lo stesso? Però io ti assicuro che non ho cambiato nulla. Let's go on Conqueror Tads. Non hai più il coniglio sbloccato. E questo perché, mio caro Dendol, non hai l'abbonamento rinnovato. Infatti, come puoi vedere, ti manca lo stemma del canale. Infatti, un modo per capire di essere abbonato o meno al canale consiste proprio nel vedere se quello stemma è presente una volta che scrivi in chat. Quindi probabilmente ti uscirà la stellina per fare la classica iscrizione con il Prime e poi dovrebbe funzionare tutto nella norma. Non sono io che lo metto o lo tolgo, è semplicemente una cosa automatica di Twitch.
Bentornato. Mi piacciono particolarmente, diciamo, lo spam di faccina. Ciao Lorenzo. Guarda, in genere io sono un tipo conservatore perché so che gli eventi in genere vanno a peggiorare e sto manifestando questo mio sentimento questa volta iniziando dalle campagne classiche, che ormai sono classiche, che sono quelle delle stelle cosmiche. Così sto temporeggiando con le stelle cosmiche. Poi vediamo un po' come si evolverà. Ho visto che serve un'energia apposita per poter accedere alle campagne, quindi non so come andrà a finire. Quindi il mio primo obiettivo è andare con molta tranquillità sulle cosmiche. Tu l'hai già iniziato? Dendol voleva buone notizie. Oddio, come massimo 3 CS? Non più 5, eh? Grande delusione questa. Ecco Dendol, hai la prima brutta notizia della serata. Sì, perché non ha più molto senso fare questa campagna. Non posso dire con esattezza che sia uno spreco di energia, perché magari per chi deve salire di livello è un'ottima campagna da un punto di vista di esperienza, però a questo punto, per chi come noi ha già completato il livello 79, non so, l'unica cosa che riceve sono questo poco di cosmiche. Ho capito, non avevo ancora letto, purtroppo con tutta la grande serie di progetti che ho e che sto coltivando, sto avendo poco tempo per curare le varie chat. Ok, quindi non vedo molta positività su questo nuovo evento. Bisogna sperare un attimino sulle campagne nuove. Allora, io intanto spero che se tu parli di risorse, intendi risorse che riguardino le formule. Io sono bloccato da mesi per colpa delle formule, non tanto per gli atomi, che comunque una buona scorta ce l'ho per quanto riguarda alcune regioni.
ma io non ho le formule necessarie per poter far salire di livello determinati turni che vorrei finire. Quindi come si chiama? Nel canale Discord ufficiale dei Looney Tunes si stanno lamentando. Dinamiti, oro. Oro ancora sì, dinamiti ormai c'è un modo per farle. Io volevo le formule. Sono proprio indispensabili per far salire i turn, che spesso mi rimangono bloccati. Adesso mi è rimasto bloccato il gioco. Guarda, in genere quando c'è appunto parecchia insoddisfazione, poi fanno un attimino un passo indietro su queste cose qui, quindi potete stare tranquilli che se alla maggior parte non piace, l'evento faranno un passo indietro. Io ora, sperando che il gioco si sblocchi a breve, perché sennò devo riavviarlo, ero curioso di vedere come vanno le altre campagne. No, il tasso energia l'ho visto anch'io, è imbarazzante. Uno come fa a comprare tutta quell'energia? Allora, niente. Cominciamo col primo bug della serata. Addirittura mi dice che non c'ho connessione quando sono in streaming, quindi qualcosa non quadra. Ragazzi, vi è capitato mai di stare in giro, aprire il gioco con la musica dei Looney Tunes tutta sparata a palla? A me è capitato un sacco di volte che tenevo il volume al massimo, stavo aprendo il gioco e parte la musichetta imbarazzante. Carino questo mix di deserto e di città. Dicevo, volevo finire le energie, visto che l'energia a quanto pare si può usare solo su queste campagne. Hai tolto l'audio. E vabbè, io per lo più ormai gioco da computer, mi sbrigo molto prima così. Oltretutto ormai non sono più abituato alla grafica dello smartphone, preferisco il setup streaming. Ehi, hey, Lollo, a quanto tempo? Come va?
Ah sì, solite cose. Non ci sono molte novità. Le mie giornate sono riempite da studio, karate, ogni tanto qualche ripetizione di matematica, però prevalentemente studio karate, e poi la sera mi sono ritagliato un attimino di tempo per giocare. Ho impostato così la mia giornata, diciamo, al momento. Ah, ecco, all'atto 5 siamo già pronti per poter usare queste qui. Sì, sì, ormai di giorno mi manca proprio il tempo, proprio per come ho deciso di impostare la giornata. Credo che sia molto meglio avere, diciamo, un ciclo produttivo tra mattina e pomeriggio e poi la sera svagarsi e rilassarsi per la giornata di duro lavoro, diciamo, sia fisico che mentale. Sto adottando questa strategia senza mischiare più. Eh sì, finalmente. Non vedo l'ora di farlo per vedere come va. In ogni caso, voi ragazzi che siete stati più o meno i tre più presenti durante il mese, sicuramente riuscirete a racimolare le gemme sicure che ci sono sulla classifica e avere un giro addizionale in più. Eh sì, quello è ancora, diciamo, da vedere come va a finire, perché quello lì comunque tutto si baserà sul conteggio finale, perché non è aggiornato quel conteggio. Come sai, devo aggiungere i punti di tutte le varie live più i punti di tutti i vari commenti e i video ricevuti durante il mese, e quei conteggi io li faccio in genere l'ultimo giorno, quindi potrebbe variare qualcosa. Sicuramente però, se vado a guardare i punti, a te Lollo devo ancora aggiungere 1000 punti, mi tengo in sospeso, e credo anche a Dendol, che l'ultima volta non li ho caricati. Devo ricordarmi, 1000 a te e 1000 a Dendol. Certo. Ovviamente è un sistema, diciamo, meritocratico questo. Nel senso, chi è stato più presente sicuramente ha più possibilità. Ecco il signor Watch parte all'attacco. Poi comunque dal mese prossimo cercherò di introdurre alcune novità su cui ci stavo già pensando, ma non voglio spoilerarvi nulla. Adesso per esempio potrete notare che il signor Lorenzo ha lo stemma VIP. È totalmente messo lì a caso, eh? Non ha un ruolo ben definito, però
introdurrò qualcosa legato allo stemma VIP. Lo stemma VIP, diciamo, si associa a 10 persone massimo al momento, che in futuro potranno aumentare. Niente, come dicevo, adesso non vuol dire niente ancora, non vuol dire niente. Sarà, diciamo, un ruolo nuovo che io mi invento per creare un po' più stimolo sui giveaway. Ancora non ha un significato. Ripeto, è uno stemma messo totalmente a caso al momento. Gliel'ho assegnato io una sera per provare. Non c'è un modo per prenderlo, però poi mi inventerò un modo per prenderlo, ok? Poi, diciamo, dal mese prossimo resetto. Adesso non... No, Dendol c'ha un altro stemma che... tu dici la spadina. La spadina vuol dire moderatore. Anche a lui, diciamo, l'ho messa totalmente a caso quella spadina, perché una sera stavamo facendo dei test insieme sulla chat, perché mi dicevano che non andava molto bene. Allora ho provato a segnare dei ruoli speciali a caso per vedere se la chat in qualche modo si andava a velocizzare. Però poi ovviamente non dipendeva da quello stemma, ma comunque è rimasto, non l'ho tolto al momento. Però poi mi inventerò delle cose relativi a questi stemmi che io posso assegnare: moderatore e VIP. Tu, anzi, Lollo, non ci crederai, ma hai sicuramente uno degli stemmi più importanti che si possa avere su un canale Twitch. Hai lo stemma fondatore, sei stato uno dei primi 10 a conoscere il canale e ad abbonarsi. Hello, my friend. I recognize you from your name, Sus, I think. And I guess that it's you. Alright, yeah, it's suspect. Usually you will see me talking in Italian, sadly for you, because the whole group is composed by Italian. And so I will switch between both language, Italian and English, when I can. Also, you are not English too? Alright, so here no one is English, but we use English to talk. Allora, niente, dicevo, Lollo, tu sicuramente hai uno degli stemmi più pregiati per un canale streaming, no? Perché sei stato uno dei primi 10 a iscriverti al canale. Dicevo, mi inventerò qualcosa sugli stemmi. Adesso non hanno un ruolo preciso, ok? E lo spoiler è solo questo. Yeah, of course, English is one of the most important language, because if you want to communicate with the whole world, you need English, of course. But usually in my live stream there are a lot of Italians, so if there is no one that talk English, I will just talk my language. Credo di sì, Lollo, credo di sì. Non sono molto... Facciamo una prova. Allora,
proviamo a renderti un VIP. In effetti mi dice che è impossibile, ma forse avrò sbagliato a impostarlo. Ci provo. Ecco, adesso ti ho reso VIP, per esempio. I'm not really sure that the new event is really good, because in my opinion, it's a little bit nasty to have a new type of energy. I mean, energy here costs a lot, so I'm not really happy about that, but I have to see it. First of all, I want to finish my all energy here, and then probably I will start the new phase of the event. But I'm really happy because in this new type of event we have a lot of campaign. So, oh, we have a new wheel. I still need to see it, honestly. There are a lot of things in this new event, and so will be a little bit hard to see all of them in so few time. But I will be fast as I can. What is not good? Oh yeah. There are too many things to do. Sì, sì, comunque ragazzi, per il momento sono tutti stemmi buttati a caso. Poi mi piacerebbe assegnare dei ruoli particolari. Vorrei personalizzare quanto più possibile lo streaming, aggiungere nuove emotion like this, e mi piacciono particolarmente vederle durante lo streaming. E se riesco ad arrivare a 25 sub, poi potrò mettere una nuova faccina. Quindi spero di poter raggiungere questo traguardo. So, Mr. Sass, what do you think about this event? You like it or not? Or you prefer the old version? Poi ragazzi, non ve lo chiedo perché più o meno mi avete espresso la vostra opinione.
non sono, cioè sono sicuro che non vi piace proprio al 100%. Alright, so you don't like it. Alright, I understand. My friend, my Italian friend said me that on Discord we have different bad reaction about this new event, right? Oh, I understand. So you cannot complete the event because your tune are still lower in CP, right? Stavo dando un occhio, ma ci teoricamente puoi invitare un altro. Un altro streamer. Credo che si possa fare. Ma il problema è la, un problema di lingua alla base. Nel senso che o uno deve parlare solo inglese, se fa collaborazione con un altro streamer che ha solo pubblico inglese, e si potrebbe fare. Per esempio, stavo già parlando una sera con Mangar Gaming, se si pronuncia così. E si potrebbe fare. Alright, so I was talking with my Italian followers and they were asking me if I can do a stream with another streamer, and I said yes, maybe one day I will stream with another streamer of Looney Tunes 2. It will be very fun in my opinion. I have to organize that for sure. Oh, you think about Bro? Yeah, Bro is cool. I'm friend with Bro. Maybe one day we can, for sure. The problem is that we are... I was talking with Mandagar and... He come on my stream one night and we were talking about that. I will post the video on YouTube maybe. When I was chatting with him, because it was a really good life talking with him. But if I understand his situation, now he have a bad issue with his internet. I'm very happy about that. Thank you. Oh, so we can earn a lot of energy completing. Alright, thank you my friend, I give you a nasty heart. So, I was talking about energy, we can gain back a lot of energy. There are a lot of good quests. Now it's really sad in my opinion, and my Italian
friend are agree with that, that only three cosmic star is very bad, actually. It's very, very bad. This makes no sense anymore to play for cosmics, in my opinion. I mean, we had to just waste some energy, right? But I prefer, of course, the 5 cosmic star. This makes no sense. So for sure, this is a very bad point for the new type of event. You are so lucky, man. I get 6 CS from a normal Nova with Jester Box. I was very lucky in that situation. Yeah. But sometimes we are just lucky. But sometimes, not every time, sadly. I have a really big issue in luck when I play Looney Tunes. It's really difficult for me to be lucky in these times. Yeah, probably you were too lucky at the beginning and now you used all your luck. So we are really close to consume our energy, finally, because I really want to go on the new side of the event. You can't really play because only for your tunes. You are so new at this game. Ouch, I cannot go on. Alright, let's claim this.
Alright, let's try the new part of the event. I don't know from I can start. Maybe I will start from this because I really want that. I don't want dynamites. I don't want anvil. I don't want this. I don't need this. And I don't want this. Just want something for my... I don't want pieces. So there is nothing interesting here. And I think that this will be the same. Unlock premium campaign. Alright. How can I unlock premium campaigns? Why there are premium campaigns? Wow. I don't like this. Let's just go for this. Or I cannot. So I cannot do anything. That's really annoying. I will just waste some energy, whatever. Tune up 35. So, we cannot play in this. I cannot play nothing. And I'm a very huge level in this game. And I have good tunes. LOL. Right, so we just go back to this, but I'm not interested in this. I'm not. But is the only thing that I can do, maybe? Bring any tunes. Alright, so here I can bring any tunes, that's really strange. Let's just go for the faster one. Yeah. Very sad moment. Oh, come on. Oh, why my Sam is so slow?
Thank you, man. Sadly, in this event, we can't really play. I don't know, man, if you... I don't remember if you are in my Discord server. Alright, alright. Non sento più la presenza degli italiani, però. Dendolo sicuramente è impegnato con il doppio tablet. Ci rinunci. Sì, sono un po' triste sinceramente per questo evento. Dalle copertine mi aspettavo qualcosa in più. Alright. Let me know. So guys, this event is really sad in my opinion. In italiano direi che fa un po' cagare, però. Ah, allora il problema sta nell'iPad, perché se non erro anche Lorenzo, anche Mr. Watch si connetteva dall'iPad, o sbaglio? Eh sì. Allora ragazzi, è stata una bruttissima coincidenza per me, perché credevo che il problema fosse mio. Infatti sono andato a indagare, cambiare impostazioni, fare un po' di robe strane, ma il problema persisteva. Adesso si scopre che entrambi usavate l'app dell'iPad, che evidentemente ha qualche ritardo suo, non so. Strano, perché insomma stiamo parlando di prodotti top di gamma, quindi non lo so.
Yeah, Masterminds are one of my favorite team, but I'm in love with Star Pharaoh Marvin. I produced all videos about him since he was born, and I grow him up between my videos. I'm a very huge fan about Star Pharaoh Marvin. I very like it. Yeah, yeah, 2 years. If you go on my YouTube channel, I had a very popular video about the first time the event was announced. Is my most biggest video, I think, for now. Non ho provato con iPad se fa uguale anche da browser. Credo di no. Credo che dovessi connetterti da internet, dovrebbe cambiare qualcosa. Oh yeah. Yeah. The number of views is mostly like that. I don't check it every day. Last time I saw it was about 100k, I think. I'm very happy if it gets more views, because that video remember me the story, the beginning of that party. And now I have him full powered up. He just needs some cosmics and he's full power. I put so much effort in growing that Pharaoh up. Alright, very easy. I'm very happy you think that, but probably because I was just I'm just new at streaming and YouTube. I'm not very old about this point of view. Other streamers played a lot more than me. I'm on YouTube since I don't remember that, maybe 2 years or 1.5. I should check my first video about Looney Tunes, I mean, because first I was posting something about Pokemon Go. Now I'm starting doing new series, even on PlayStation and other games. I really like to play, but I have not so many time to play because
I'm still studying mathematics and physics at university, and I have to study, I have to give some lesson to some of my students, and I practice karate in evening. So unfortunately I don't have so many time to play, but usually I streaming every night, almost 2 couple of hours. That's my routine since this month, because I like also to have some fun. Where are you from, man? We have the same hours. In my country is 10:30 PM, I guess. Let me check. Yes, 10:30. I don't remember if in your country the light is different. You don't remember that. So let's start this arena. There are 2 nasty teams, but I think that I can handle this. Maybe I should try. Yeah, I will go for this random team. All right. What time is it in your country now? Oh, so we are really close. Really, really close. Just 30 minutes. Oh, I understand. You like your country? Well, that's the most important things. I don't know what to play now. For this nasty one, I'm gonna try this, but I'm sure that I will lost it, maybe. Let's see. There we go.
I really fucking hate this fucking team. Oh my god. So, this new event is really really sad, because when there was the last event, at least I played only the event for almost 2 hours. Yeah, they really need a very big nerf, because they are too much strong. So we cannot play the event because there is nothing to do, so we will just go on and open some Cosmic Star. Let's see if I have some star. Let me check if this work. All right, this work. But there are that's pretty cool if you are opening Cosmic Star, so I encourage you to use. Ouch! I misclick. Yeah, let's pump this and let's open Cosmic Star. And we got him again. Yeah, my friend, but this will be so difficult. Not even impossible. Basically nothing, but can still happen. I mean, I will open tonight a lot of Cosmic, so maybe we can find something good in there. Give me some of your luck. Thank you, man. Let's hope for it. Let's just hope. But we are getting really lower Cosmics. Let's see.
Maybe you should spam some star. Oh, ouch. This is good. From a normal cosmic. This is luck, right? Yeah. This is luck. I'm happy about that. It's just for free from a normal one. Oh, the new Toro. That's nice. I really like the new Toro. I want to power up him. That's good. That's really good for a normal one, but I still have it, but it's good for having supernova. Yeah, we are coming to the most interesting part. Good. All right. This is the last one, but let's try to bring some lucky with purple star. Let's just spam some purple star. And let's try to be lucky. I'm going. Let's go. But I have him to 6 cosmic star, so not good deal for me. Let's go. Oh my god. That's really good in my opinion. I still have E4 Cosmic Star. It's a new legendary too. We almost got him yesterday. So I'm really happy about the new Toro. Because in my opinion will be a very big counter of the masterminds and other team that work on buff. Oh, this is a legendary knight. I don't have her, but I have 4 cosmic star on her. That's really strange. And let's go on the last one. That's good. Not bad.
So, I never get a 7 cosmic star. Never, ever. So, I hope this will be my first time. I'm not sure that I wanna see that. I really hope that. Let's check if we have some 7 in let's find 7. There are no 7. Alright. Grande Dental. Facci sapere. E sei da registrare, registra. So, let's go for it. It's the time. 3, 2, 1, go. I don't wanna see it. Ah. I never be lucky in this game. That's really sad, but alright. Let's go power up. I'm only happy about him. I mean, this can be good because of his ranged attacks, but I don't even have some power on him. It's really behind, so probably I will never use it. We got a power up on this. Yeah, man, I feel bad, but we'll try another time, don't worry. But I'm very happy about the new legendary Tauron. Very happy about that. I hope that I can soon sneak peek more wrestler. I'm gonna take some materials to check if I can power up some of my main tomb. Oh, nice! I really want that sneaker shoes, because I can finally end my Marvin. Let's check. Oh, thank you, man, but I don't know if this will ever happen. I mean, I play this game since, and even before Cosmic Star went out, and I never ever seen a 7 Cosmic Star. I don't have one of that. Maybe I'm the only one in the game
that doesn't have a fucking 7 cosmic star. Oh, even bro? Maybe we are just unlucky because we are streamer. This is the only common thing, I guess. Oh, I can feel him for sure. Alright, we used enough of it, and let's go finish my Marvin. Oh, I'm the king here. Hail to the king. Good job for me. I'm really, really close to go on another league. Oh, I should power up my Marvin before. So, now I really hope that. Who knows? I have a really big issue. I'm gonna finish this or I'm gonna continue this. Right, let's just close this one so we can completely forget about this Marvin now. That's it. Congratulations, you've done all the right, all your tuned ups. And let's finish also that. Halt and be fricasseed! Halt! Yeah, that collection seems really good now. Now, as you can see, so how I can tell you that Marvin is my favorite character without telling you that Marvin is my favorite character? Just look to my main tunes. And we can see in the front lane Marvin, Marvin, and Marvin. I really like Marvin. It's one of my favorite tunes. Ouch! This is... a really difficult arena. I will probably lose this 100%. I mean, here we have the one with 7 cosmic star. That's really difficult to handle this. It's just insane. I really don't know. I'm gonna try my strongest team, I guess. But for sure I will lose. It's impossible to kill them.
I really don't know what to play. I'm gonna try something that probably won't work, but I have to try it. This will not work 100%, but it's my best opinion. Wow. So, I will just get stomped. I know. Masterminds are masterminds. So, look like this will be difficult for everyone, but it's okay. I guess I still can use them if I lose. So I'm gonna go for an hybrid team. Let's go for him and him and for anti-dodge. I don't know if they can survive, actually. I really hate them. I don't know what to play against them. They are really difficult to handle. Really difficult. Let's just try. Perché dici strano, Dendol? Abbiamo iniziato insieme. Alright, and this is the end. I was completely stomped in this arena. I don't know how was that possible that I was matched up with these people that are more stronger than me. I really got bullied there. Right, and it appeared that we cannot do anything. I mean, in the last types of event, I was playing about at least 2 hours only doing the event. Now we do some arena, some cosmics, some other stuff. And I cannot even play. Sì, Dendol, molto strano, ma il matchmaking qui era completamente sballato. Cioè, mi ha fatto scontrare contro gente che c'ha team a 7 cosmiche, cioè, roba assurda. Casse da 300.000 che io non posso permettermi. Arriverò a malapena 250 col mio team più forte.
e mi hanno messo in squadra con questi tipi. Io non ho idea di dove me li hanno cacciati fuori, ma va bene. Accettiamo tutto stasera perché è così che va l'evento. Non si può fare nulla, essenzialmente. Non si può giocare, non si può fare arene. Boh, non lo so. Ero partito positivo vedendo queste copertine qui, molto allettanti, ma poi in sostanza non si è potuto fare niente. Qui vai avanti se hai energia, e l'energia, stiamo parlando di 100 minuti, 100 minuti per un'energia, ma stiamo scherzando? Non lo so come funzioni, ma a me sembra ingiocabile. E ridirò la stessa cosa in inglese adesso. So my friend, I think we are at the end here. I was talking with my Italian friend and I was arguing about this new type of event. It's really sad in my opinion. I just played 1.5 hours and I can't go on. I cannot play. Probably they answer. I hope that they will change this type of event. I really hope that, because it's just unplayable. I mean, we can't play here because we need tune up 35. Who the hell has these are tune over 35 tune up? Credi che sia un mio problema, Dendol? Non so se gli altri hanno lo stesso problema, ma non sembra, a me non risulta e non me ne accorgo. All right. We were very lucky there because this guy just doesn't play. He forgot to play, and at least we don't lose masks. Hai già aperto? Tu intendi un messaggio di posta, Vendol? Perché la posta credo che l'ho aperta tutta. Comunque, anche se si dovesse caricare di 10 energie, stiamo parlando di 10 energie ogni 100 minuti. Mi sembra una cosa completamente assurda. Cioè, uno quando lo finisce l'evento a botte di 150 energia, non credo che le persone vorranno comprare l'energia dell'evento a 150 gemme. Mi sembra un prezzo ridicolo. Non lo so, purtroppo al momento non abbiamo altri feedback italiani che possono confermare la tua situazione oppure no. Vabbè, in ogni caso ormai siamo alla fine, perché veramente non si può far niente in questo evento. Rimango sinceramente un po' deluso. Sì, i messaggi di posta sono stati tutti aperti, letti, ritirati, non è rimasto niente. Niente, non mi resta che fare i vari saluti in inglese e in italiano adesso. Per quanto riguarda gli italiani, io vi ringrazio tutti per avermi seguito. Vi ricordo sempre che ogni fine mese facciamo il giveaway, che entrando nel mio gruppo Telegram o comunque seguendo il link nella descrizione del video, perché caricherò ovviamente questo video su YouTube, trovate tutti i vari collegamenti ai vari social.
YouTube, Twitch e tutti, Telegram, Discord, ci sono tutti. E niente. Ah, poi ricordo anche che ho un secondo canale YouTube dove tratto curiosità giornaliere, problemi di matematica, fisica, alcuni miei video del karate. Se vi iscrivete mi fa piacere. E niente, per il resto saluto gli italiani. Italiani! Ora faccio i saluti in English. So bro, I was saying thanks to my Italian community, and now I'm gonna say thanks also to you, which were tonight the only English one. And I was telling them that I will upload this video on YouTube, of course, so if you wanna rewatch it, you will find oh, that's very nice. So say ciao to your mother. Say her ciao. And I was talking about that you can find this video completely unedited on YouTube. If you wanna rewatch some parts and if you wanna rewatch yourself talking with me, this will be uploaded on YouTube. And I was telling also that if you press in the link in the description that I will just write here, in all my videos you will find this link in the description, and if you click it you will find all my social. You will find my first YouTube channel, you will find my second YouTube channel in which I explain a little bit of mathematics, physics, and it's not juicy. As you can see, it's just a Google link that's very easy to check. It's just a Google link, and in that Google link you will find all my social. So I expect all of you on my socials. You can find YouTube, you can find Instagram, you can find TikTok, you can find everything on me. So thank you guys for following. Now I'm gonna close the stream and I'm gonna upload the video on YouTube. Thanks you for watching and stay tuned up. Bye bye, good night, have a nice day tomorrow. Ciao ciao a tutti.